altre medaglie internazionali, tra cui il bronzo olimpico di Pyeongchang, unica medaglia olimpica vinta dalla Spagna nel pattinaggio alle Olimpiadi invernali, medaglia che era sfuggita a Sochi, era terzo dopo lo Sherpa, poi quarto. Ride perché mi sembra aver sentito "ti amo" dal pubblico. È sicuramente un pattinatore meraviglioso e amatissimo, un esempio di classe, di eleganza, molto pulito con i fili, molto composto sui salti, molto premiato nella sua carriera nei components, in particolare c'è quella parte del punteggio che valuta le qualità fondamentali, le fondamentali del pattinaggio spagnolo, dicevamo. E allora lo vediamo con Malagueña, Paco de Lucía. Javier Fernandez ha lasciato una traccia indelebile, un ricordo indelebile nel pubblico che ama il pattinaggio, per insomma anche chi non ama il pattinaggio. So che è catturato dalla magia anche di queste esibizioni e dalla magia del pattinaggio in sé, e devo dire che Javi la rappresenta veramente bene questa magia. È stato sicuramente nell'ultimo decennio uno dei grandi, grandi interpreti del pattinaggio maschile al mondo. È il momento davvero clou di questa